Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale del coach. Oggi voglio farvi vedere un rapido circuito total body da svolgere con un semplice elastico. In tanti mi avete chiesto: è possibile allenarsi con gli elastici? Bene, oggi vediamo proprio questo. Gli elastici sono uno strumento d'allenamento utilissimo, sia se vi allenate a casa, sia che vi allenate in palestra. Vi permettono di dare uno stimolo differente ai vostri muscoli, vi permettono di ampliare la gamma di esercizi che andate a sfruttare per i vostri workout e sono, secondo me, soprattutto anche per chi si allena in casa o magari vi allenate fuori all'aria aperta, uno strumento comodo da tenersi sempre dietro. Vado a correre, mi leggo l'elastico alla vita, vado, corro, poi magari trovo un parchetto, una situazione giusta per fare due esercizi, ho il mio elastico, faccio due esercizi, continuo a correre e torno a casa. Se mi alleno a casa, questo elastico vi permette di fare una gamma di esercizi vastissima. Adesso facciamo un circuito. Io ad esempio qua ho una loop band leggera, le migliori, ecco, a chi mi chiede, sono quelle in lattice. Il lattice è un materiale naturale, quindi a volte si trovano anche loop band o elastici chiusi ad anello a basso costo, le trovate soprattutto in gomma riciclata, però capite bene, un attrezzo che vi afferrate in mano, striscia lungo il corpo, secondo me è meglio utilizzare un materiale naturale piuttosto che un materiale chimico, usurato, riciclato, di gomma, che secondo me teniamolo lontano. Lattice è fatto a multistrato, quindi non è semplicemente uno strato di gomma poi incollato che si potrebbe rompere, ma sono tanti strati di lattice uno sopra l'altro che vanno a creare poi questa forma ad anello chiuso che ci permette di infilarci comodamente dentro e fare tanti esercizi. Esempio, facciamo un circuito full body, quindi semplicemente potremo incominciare come primo esercizio con un military press, quindi elastico porto qua, mi infilo, mani alle spalle e da qua sollevo sopra la testa. Quindi questo potrebbe essere un primo esercizio. Da questa posizione posso allargare i piedi e posso andare a fare un front squat, quindi posizione e poi vengo su. L'idea, secondo me, è cercare di fare esercizi comodi, non troppo complessi da un punto di vista didattico, perché poi ci creiamo dei problemi nell'andarle a mettere in pratica. Quindi military press, squat, poi possiamo andare a fare un classico esercizio anche per il dorso, sempre nella nostra posizione con l'elastico sotto i piedi, vado a prendere l'elastico, tiro. E quindi vado a fare anche un esercizio di tirata. Da questa posizione io posso abbassarmi, afferrare l'elastico più in basso e andare a fare lo stacco. E quindi vado a fare uno stacco con loop band. Stessa posizione, posso fare anche uno stacco rumeno. Quindi così andiamo a lavorare bene con i glutei. Stacco, rumeno, mi stiro e poi vengo su. Posso da questa posizione, sempre con l'elastico sotto i piedi, giro le mani e posso andare a eseguire un classico curl. E quindi vado a fare un curl con i manubri. Da questa posizione potrei dare enfasi alla parte anteriore delle spalle e porto in su. Quindi vado a fare un lavoro di rinforzo per la parte anteriore delle spalle. Considerate che quando fate tutti questi esercizi il core lavora tantissimo, quindi non ci sarebbe il caso di fare esercizi specifici per il core, però se vogliamo farli li possiamo fare. Poi se vogliamo un esercizio di spinta per il petto potremo mettere l'elastico dietro, ok? E da questa posizione spingo in avanti, quindi vado a fare delle distensioni. E poi, come vi ho detto, possiamo metterci l'elastico a terra, ci possiamo sedere sopra l'elastico e possiamo andare a fare un esercizio di Russian, a Russian twist, ok? E quindi così abbiamo fatto un lavoro globale per tutto il corpo. Una sequenza di esercizi che vi ho mostrato va benissimo da mettere
sotto forma di circuito. Possiamo andare a ripetere ogni esercizio, andare a fare 8-10 ripetizioni, facciamo tutti gli esercizi, al termine recuperiamo un minuto e possiamo ripetere la sequenza per 2 o 3 volte. Semplice attrezzo che, se volete mantenervi in forma, vi aiuta tantissimo. Io, visto che poi tantissimi me lo chiedono, le Loop Band le prendo sul sito di Andrea Boaretto, colui che ha importato, è stato il primo a diffondere l'utilizzo delle loop in Italia. Ci sono i suoi corsi di formazione, cercate loopband.it e vi salta fuori il suo sito, dove potrete andare ad acquistare, a parer mio, le migliori Loop Band. Magari costano un po' di più rispetto alle offerte che trovate anche su, per esempio, su Amazon, ma vi assicuro che costano di più, ma durano anche di più, come tutte le cose. Chi più spende meno spende, non si dice il vecchio detto, e anche in questo caso spendete qualche euro, qua si parla di qualche euro in più, ma avete un prodotto più sicuro, più naturale e più longevo, dura sicuramente di più. Quindi grazie a tutti, mi raccomando, spolliciate, ci si vede alla prossima, ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video, perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!